credete di conoscere questa storia. Sapete chi è questo bambino e, senz'altro, conoscete anche i nomi dei re che gli porgono dei doni. Ma chi erano davvero? Sono arrivati da Oriente seguendo una stella cometa, come si narra nei Vangeli? Oppure questa è solamente una leggenda che si è formata e arricchita di dettagli nel corso dei secoli? L'unico Vangelo che fa riferimento ai Re Magi è quello secondo Matteo. Solo una breve descrizione, scritta circa 80 anni dopo il leggendario viaggio, che occupa 12 versetti. Solamente 12 versetti. Poche centinaia di parole che sono diventate patrimonio della fede popolare e il cui messaggio è avvolto dal mistero. Per capire come si sia originato il mito, come la Chiesa e le tradizioni ne abbiano consentito l'evoluzione, bisogna analizzare le tracce lasciate da questo testo nel corso della storia. Approfondire le rappresentazioni artistiche. Andare alla scoperta dei luoghi attraversati dai re. Visitare le chiese. E incontrare coloro che, nel corso della vita, si sono dedicati allo studio di questo mistero. Io mi chiedo spesso perché mi sono occupato dei magi. E io credo che alla base di tutto ci siano i miei ricordi d'infanzia. Avevo un particolare interesse per questa visione favolosa dell'arrivo dei magi con i loro cavalli, i loro cammelli, i loro abiti fiabeschi, qualcosa che ricordava forse più le Mille e una Notte che non il Vangelo. Franco Cardini, professore ordinario presso l'Istituto di Scienze Umane a Firenze, è appassionato di storia medievale, crociate, pellegrinaggi e magia. Va bene, grazie. E interessi che lo hanno portato a riscoprire questa antica storia. Solo il Vangelo di Matteo, che è forse il primo, parla dei magi e ne parla brevemente, non ci dice quanti erano. Non ci dice come si chiamavano, ci dice soltanto che venivano dall'Oriente e che avevano dei doni per Gesù e che consideravano Gesù un grande re il cui avvento era stato annunziato da una stella. Quindi siamo già in presenza di un mistero. Giungevano d'Oriente. I loro antenati praticavano l'astronomia, che era insieme una scienza ed un'arte. Sembra che fossero infallibili nell'interpretare il movimento degli astri. In quel giorno, una stella ineffabile era apparsa ai loro occhi. Non era uno dei sette pianeti, né una cometa che conoscevano. Era una stella luminosa che diede loro una grandissima gioia. Era forse quella della profezia. Decisero di seguirla. Mesopotamia, Giudea, Fenicia, Galilea, Persia. I nomi di questi paesi evocano territori i cui confini si perdono nella notte dei tempi. I magi provengono da una di queste terre. Ma quale esattamente? Il Vangelo di Matteo non accenna al loro viaggio, ai loro percorsi, alle vallate e alle alture attraversate.
non parla delle asperità del cammino, degli incontri casuali, delle soste all'ombra degli ulivi. Dunque è difficile individuare il punto di partenza dei tre re e ripercorrere il viaggio da Gerusalemme. Vi sono due possibili ipotesi. Secondo la prima, avrebbero battuto le strade e i sentieri dell'epoca fino a Betlemme, in Giudea, dove la stella del Levante li avrebbe portati fino a quel bambino di nome Gesù. I sostenitori della seconda teoria, invece, credono che i magi fossero babilonesi e che provenissero da quel lembo di terra situato tra il Tigri e l'Eufrate e noto con il nome di Mesopotamia. Il mondo della scienza non si è interessato molto a questa leggenda. Solo un astrofisico inglese si è concentrato sugli aspetti astronomici legati alla storia dei magi. Ero molto piccolo, credo che avessi 7 o 8 anni. Ed era la mattina di Natale. Mi sono svegliato molto presto, ho guardato il cielo, il tipico cielo mattutino, e ho visto una congiunzione tra Luna e Venere. Era una visione spettacolare, mi ha portato a riflettere. Grazie a questo episodio, Mark Hidger si appassiona alla vicenda della stella di Betlemme e all'itinerario percorso dai tre re. Dopo 40 anni di ricerche, mette in dubbio la teoria più accreditata fino a quel momento, quella dell'origine babilonese dei magi. Si reca in Italia, a Ravenna, per osservare un mosaico molto antico che mostra i magi sotto una luce inconsueta. In effetti, qui i re non sembrano affatto babilonesi. Non indossano la corona, ma solo il tipico berretto frigio. Questo copricapo era diffuso in Persia già un millennio prima della nascita di Cristo nelle raffigurazioni del dio Mitra. Può essere considerato un indizio sull'origine dei magi? Ci sono dettagli molto interessanti che riconducono alla Persia. Quando Marco Polo compie il suo epico viaggio nel Katai, attraversa la Persia settentrionale, l'attuale Iran, e la popolazione locale gli assicura che i tre magi provenivano da quel villaggio. Non è una storia priva di fondamento. Molti centri di quella regione condividono la medesima leggenda e si tratta di una zona in cui è ancora vivo il culto dello zoroastrismo. Vale a dire una religione che presenta molti tratti in comune con la storia della natività. Anche in quel caso esiste il dogma del concepimento virginale e tanti altri elementi messianici che sono simili o riconducibili a quelli della tradizione cristiana. Secondo Hidger, le concordanze, i racconti tramandati oralmente e i berretti frigi delle prime rappresentazioni dei magi sono la dimostrazione dell'origine persiana del racconto. Probabilmente sono partiti da una zona vicina al Mar Caspio e hanno percorso oltre 1200 chilometri, attraversando 2 imponenti catene montuose, 2 estesi deserti e svariati fiumi. Si è trattato di un viaggio incredibile. Anche a dorso di dromedario non poteva essere compiuto in 1 o 2 settimane. Devono avere impiegato almeno 1 mese, forse 6, se non addirittura 8 settimane. E allora i magi arrivarono a Gerusalemme e incontrarono Erode, al quale dissero: dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella e siamo venuti per adorarlo. Così Erode si fece dire con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: andate e informatevi accuratamente del bambino e quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo.
Arroccata su una montagna del Massada, c'è una fortezza che fornisce qualche elemento sul personaggio di Erode, re dei Giudei al momento dell'arrivo dei Magi. I muri in pietra e le rovine dell'edificio evocano un complesso monumentale che fungeva da palazzo, rifugio e punto di osservazione delle antiche strade che si snodavano ai suoi piedi. Più in là, a 12 chilometri a sud di Gerusalemme, su una collina a forma di tronco di cono, si erge Herodion, un'altra roccaforte. Probabilmente, su uno dei suoi versanti si trovano i resti della tomba del celebre re che svettano sul deserto e le colline della Giudea. Nonostante gli edifici monumentali realizzati da Erode, gli ebrei vedevano in lui l'emanazione del potere di Roma. Non lo hanno mai considerato davvero come il loro re. Anche lui era un giudeo, ma non aveva alle spalle una solida tradizione religiosa. La sua famiglia era ebrea da 3 generazioni soltanto. Pertanto continuava ad essere considerato uno straniero. Avevano di lui una concezione non dissimile da quella nutrita verso il potere di Roma. Non era uno di loro. E di conseguenza la sua volontà di dominare la Giudea e di esserne il sovrano era percepita dal popolo come una forma di tirannia. Lui vuole restare al potere, ma nel corso del suo regno deve fare i conti con la paura di essere tradito e con il timore che il trono possa essere usurpato. Per questa ragione, con l'avvento di Gesù e la conferma della profezia al momento dell'apparizione dei magi, Erode percepisce immediatamente il bambino come un pericolo. A quel punto, i magi rappresentano una guida perfetta per trovare il neonato e ucciderlo, per assassinarlo. Gerusalemme. La cupola dorata che ospita la roccia di Abramo cattura subito lo sguardo. Solo dopo, il suono delle campane e il canto dei muazzin indicano al viaggiatore le chiese e i minareti delle moschee. Su una delle colline, poco lontano dalla città, si trova la sede della scuola biblica e archeologica francese, fondata alla fine del XIX secolo dal padre domenicano Marie-Joseph Lagrange. In quel periodo, la Chiesa incoraggia gli scavi per analizzare il contenuto dei testi sacri alla luce delle scoperte archeologiche. Sì, esattamente, perché non c'è... Etienne Naudet studia i testi di Flavio Giuseppe, storico di origine ebraica del primo secolo, noto per l'autenticità delle descrizioni e attento osservatore del regno di Erode. In quel periodo il re era Erode. Il problema di Erode è che può essere riconosciuto come re soltanto se viene considerato anche Messia. Nella Bibbia c'è una profezia che recita: «Vedremo levarsi una stella in Oriente e un discendente di Giacobbe diventerà padrone del mondo, il Messia». All'epoca era diffusa la pratica di consultare gli astri, perché i romani erano molto superstiziosi, quindi credevano nell'esistenza di segni che presagivano avvenimenti terreni. Sono fatti legati fortemente alla cultura dell'epoca. Alla base dei racconti evangelici c'è sempre un fondamento concreto, poi le varie interpretazioni vanno a ingigantirlo o a deformarlo. Per quanto riguarda i segni celesti, sicuramente ci sarà stata una cometa o una supernova. E poi si sono fatti vari collegamenti per dare un senso al tutto. Spesso si forza la memoria biblica per dare un senso compiuto ai fatti. Grazie all'attuale tecnologia informatica, possiamo tornare indietro di 2000 anni e osservare il cielo esattamente come lo vedevano i magi. È opinione diffusa che la stella di Betlemme fosse in realtà Venere, perché è visibile praticamente ogni anno, quindi a Natale, al mattino o la sera, le persone la osservano e si chiedono se sia davvero quella, la famosa stella di Betlemme. Ma c'è un problema, perché la prima osservazione astronomica di cui abbiamo notizia risale al 1600 a.C. e riguarda precisamente Venere. Se i re magi sono stati davvero tratti in inganno dalla visione di un pianeta così già conosciuto, dovremmo rimettere in discussione la loro leggendaria sapienza.
Esiste un'altra teoria che coinvolge Venere e Giove. Sembra che, all'epoca, i due pianeti si siano trovati molto vicini per ben due volte e che, da Oriente, apparissero come un astro particolarmente luminoso. La teoria non sembra però confermata, visto che al verificarsi di questo fenomeno, Erode era già morto da due anni. Si è verificata un'altra congiunzione tra Giove e Saturno nel 7 a.C. Sembra infatti che in quell'anno i due pianeti si siano avvicinati moltissimo, per poi riallontanarsi, per tre volte nel periodo compreso tra maggio e dicembre. Potremmo definirla una tripla congiunzione. Sicuramente questi fenomeni creavano associazioni astrologiche molto forti. Giove era considerato il grande architetto, si evince dalla mitologia. Rappresentava simbolicamente un re, un sovrano. Invece Saturno era il pianeta che rappresentava un cambiamento epocale. Alcuni astronomi hanno pensato anche al passaggio di una cometa. Ma all'epoca questi astri vengono interpretati come segni di sventura. I cinesi le detestano. Per i romani annunciano la morte di un imperatore o di una personalità eminente. È quindi difficile supporre che una cometa potesse essere associata alla nascita di un nuovo re. Per spiegare la stella di Betlemme, segno celeste e guida dei magi, non si può ricorrere a semplici eventi astronomici. Secondo Kidger, bisogna passare in rassegna fenomeni più rari. La cosiddetta nova è data dall'incontro tra due stelle che orbitano a poca distanza. La stella più piccola divora materiale da quella più grande, come un autentico cannibale. Questo materiale si riversa costantemente sull'astro di dimensioni minori e continua ad accumularsi fino a generare una forte reazione, una gigantesca esplosione. Questo evento si verifica regolarmente. Circa ogni 20 anni è possibile osservare una nova luminosa. Quindi probabilmente il fenomeno osservato dai cinesi nel marzo dell'anno 5 a.C. era esattamente questo, una nova. Quindi sono convinto che ci sia stata una combinazione di più fenomeni. Uno, prettamente astrologico, associato alla congiunzione di Giove e Saturno nel cielo, da cui i magi hanno dedotto che stava per verificarsi un evento eccezionale e che presto in Giudea si sarebbe aperta una nuova era. Poi, a circa un anno e mezzo di distanza, è apparsa una nova molto luminosa. Una stella nuova, che rappresentava la nascita di un re, brillante nel cielo delle prime luci dell'alba. A quel punto devono aver pensato che fosse giunto il momento di raggiungere Gerusalemme per rendere omaggio al nuovo re. Udite le parole del re. Essi partirono. Ed ecco la stella che avevano visto nel suo sorgere li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria, sua madre, e prostratisi, lo adorarono. Betlemme. Stando ai racconti evangelici, Gesù è nato qui, in una grotta. In questo luogo il viaggiatore, credente o meno, è messo a dura prova. Le folle di turisti e pellegrini, le condizioni di una basilica la cui gestione condivisa tra cattolici, ortodossi e armeni è opinabile, tutto impedisce di avere accesso alla dimensione mistica del luogo. Hamino Dali, guida palestinese cattolico,
tiene vivo l'entusiasmo dei credenti, nonostante tutto. La basilica è stata costruita su una grotta che non è una grotta qualsiasi, ma la vera grotta della Natività, il luogo in cui è nato Gesù. E questa basilica, nel suo aspetto attuale, è stata costruita nel 532 da Giustiniano, imperatore cristiano. La basilica della Natività sembra abbandonata a se stessa. Un involucro vuoto lasciato in pasto alla folla. Semplice spazio da attraversare per accedere a un luogo sacro. Ci troviamo qui, davanti alla scalinata che conduce alla grotta dove è nato Gesù. Certo che è la vera grotta. Io sono sicuro dell'autenticità, posso dimostrarla. Quando si ha l'incontro di tre elementi, storia, archeologia e tradizione, tutti concordi, significa che quel luogo è vero, è autentico. Stando al racconto evangelico, Giuseppe e Maria arrivano a Betlemme per il censimento, ma non trovano posto nell'albergo situato nel luogo in cui in seguito sorgerà la basilica. Quindi San Giuseppe disse alla Santa Vergine che, siccome era molto tardi, avrebbero trascorso la notte insieme ad altre persone in una grotta. Scendiamo? Eccola. Si può vedere la stella con l'iscrizione: qui dalla Vergine Maria è nato Gesù Cristo. Adesso avanziamo verso la mangiatoia, che è illuminata da 5 lampade ad olio. È lì che è nato Gesù. La Santa Vergine l'ha avvolto con delle fasce e lo ha posto sulla mangiatoia. Di fronte i cattolici hanno costruito questo altare perché non possono officiare lì. È uno spazio riservato agli armeni e i cattolici lo definiscono l'altare dei re magi. I magi che sono venuti ad adorare il bambino Gesù e che gli stanno offrendo i loro doni, come si può vedere: oro, incenso e mirra. Non è una leggenda. È scritto anche nei Vangeli. Nel Vangelo si dice che dopo la nascita la Santa Vergine ha preso Nostro Signore, lo ha avvolto nelle fasce e lo ha posto in una mangiatoia. Nella grotta c'è solo questa mangiatoia, non ce ne sono altre. È necessariamente quello il luogo. È ovvio. Betlemme, a causa della guerra e delle insidie del tempo, non conserva prove archeologiche dell'avvento dei tre magi. In Terra Santa, i re d'Oriente non hanno lasciato tracce del loro passaggio. A questo punto, solo l'analisi di opere d'arte ci consente di avere una visione d'insieme di questa realtà storica, simbolica e religiosa. Il potere dei simboli è così forte che a 2000 anni di distanza continuiamo a percepirlo nello stesso identico modo. Il numero 3 è altamente simbolico ed è centrale in questo racconto. Si è imposto per via del numero dei doni offerti: oro, incenso e mirra, uno per ogni magio. Ma il numero non è stato sempre questo. Nella tradizione di Santa Maria Maggiore sono 2, in altri testi orientali e in una certa iconografia sono 4. Nella Chiesa siriana sono 12. Perché? Per via dei 12 apostoli delle 12 tribù di Israele.
La simbologia cambia. In realtà il tentativo nel corso dei secoli è quello di identificare questi personaggi con le differenti tipologie di essere umano che si avvicinano a Cristo per adorarlo. I discepoli preferiti di Gesù sono tre: Pietro, Giovanni e Giacomo. E soprattutto il mistero divino del cristianesimo è la Trinità, e le persone divine sono tre: Padre, Figlio e Spirito Santo. Il tre rappresenta, per certi versi e per una molteplicità di fattori, la più perfetta armonia. Non dimentichiamo infatti che il tre è il numero chiave di tutta la simbologia cristiana. Quindi vi sarà un mago che rappresenterà la giovinezza, uno che rappresenterà la maturità e uno che rappresenterà la vecchiaia. E allora progressivamente, fino al XII secolo, i magi cominciano ad acquisire valori sempre diversi e sempre più ampi in rapporto alle razze che popolano la terra: l'asiatica, l'africana, l'europea. Quindi il più vecchio, che secondo alcuni si chiamava Melchiorre, presiede l'Europa, il mago di età mediana arriva all'Asia e il mago più giovane all'Africa. L'ingresso di un re magio africano nell'iconografia religiosa incontra qualche resistenza. Questa novità scatena accesi dibattiti, ad esempio in Italia. E in qualche caso dà luogo a episodi misteriosi. Qualche mese fa, un quadro della scuola fiorentina attribuito a Biagio d'Antonio, che proveniva dal Museo delle Belle Arti di Digione, è stato portato a Versailles per essere restaurato. Quando il quadro è arrivato, a una prima osservazione, la mia attenzione, quella dei restauratori con cui collaboro, è stata subito attirata dalla particolare forma della testa di questo re magio. La natura stessa del tipo di pittura ci sembrava strana. Allora ci siamo interrogati sulle possibili cause. Il quadro viene ispezionato, sottoposto ai raggi X e a fasci di luce ultravioletta. Gli esami confermano i sospetti del restauratore. Nella prima diapositiva, in bianco e nero, vediamo l'opera al momento del suo arrivo. È evidente che la testa in questione non presenta lo stesso tipo di screpolature e i segni dell'usura che caratterizzano le altre teste e il resto del quadro. A un esame più approfondito con la lente, si nota che anche il materiale non è lo stesso. Ha una consistenza più molle che contrasta con quella più fibrosa, caratteristica del XV secolo. Dopo una breve consultazione, si decide di restituire alla testa del primo re l'aspetto originario. Poco a poco, la chioma e il volto vengono liberati dalla menzogna. Il re magio è ridiventato bianco. Secondo Dominique Doyer, il proprietario del quadro lo fa modificare per venderlo più facilmente. A partire dal XVII secolo, infatti, la presenza di un re magio nero è considerata indispensabile in un'opera incentrata sull'adorazione. Nel giro di qualche secolo, la nuova iconografia si è imposta in maniera funzionale ai progetti della Chiesa. In effetti, se si analizza la storia del periodo, si nota come il cambiamento coincida con l'inizio dell'esplorazione marittima del pianeta, con la scoperta di nuovi mondi e nuovi popoli. Per il papato, la presenza di un rappresentante dell'Africa è obbligatoria e traduce l'universalità del messaggio cristiano.
Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Oro perché era il loro re. Mirra usata per dare degna sepoltura agli uomini. E incenso perché era anche il loro Dio. Tre re, tre diverse età, tre diverse origini, ognuno dei quali con un dono. Il simbolismo si declina in più forme, arricchendo la storia e le varie interpretazioni. Alla fine del Medioevo, la narrazione e le diverse rappresentazioni raggiungono un punto di equilibrio. L'immagine sembra ormai compiuta e ben impressa nella memoria. Eppure, ad una più attenta analisi, esistono ancora delle differenze. No, ma io cerco sempre di arricchire la mia collezione. Ciò che mi ha incuriosito in questo testo è l'evoluzione del racconto attraverso i secoli, dal punto di vista teologico, leggendario, artistico. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, le opere d'arte sul tema sono innumerevoli e permettono di seguire da vicino l'evoluzione sul tema dei magi. Sono quadri che vanno a inserirsi. Per oltre 20 anni, Madeleine Félix ha consultato testi, visitato chiese e musei in tutta Europa. Tutti gli istituti di cultura le hanno aperto i loro archivi. Questo lungo lavoro di osservazione e analisi le ha consentito di capire perché e come, nel campo artistico, le rappresentazioni si siano evolute. In questo dipinto ad olio, questa trasformazione nel corso del tempo ha ricevuto un forte impulso ed è stata senza dubbio incoraggiata dalla Chiesa Cattolica, che doveva confrontarsi con i poteri temporali dell'epoca. È noto a tutti che il XII secolo ha visto grandi contrapposizioni da parte del re di Francia, dell'imperatore tedesco e del re d'Inghilterra. Tutti si opponevano al potere spirituale del Papa. È in questo momento che la Chiesa pensa di trasformare questi magi persiani, che in fondo non evocavano granché nella mente dei fedeli, in re e potenti della terra, per dimostrare che, appunto, le potenze terrene dovevano inchinarsi di fronte al potere celeste. Piano piano l'iconografia cambia. All'inizio del Medioevo, i tre magi sono raffigurati nella stessa posizione. Poi Gaspare si volta verso Baldassarre, indicandogli la stella, mentre Melchiorre si inginocchia ai piedi del bambino. Talvolta viene raffigurato prono, a riprova della sua totale subalternità. Anche lo sfondo varia sensibilmente. La roccia o la grotta che protegge la Vergine e il bambino si trasforma in un palazzo. C'è un numero sempre più elevato di cortigiani. Decine di persone accompagnano i re in sella a cavalli o dromedari. La Chiesa è costretta ad adattarsi, ma il significato del racconto resta sempre lo stesso nel corso dei secoli. Si modifica solo leggermente in relazione ai costumi dell'epoca. Alla fine del XV secolo, lo sfondo cambia ulteriormente. I tetti del presepe crollano e compaiono delle macerie. Il quadro di Jérôme Bosch è quello più rappresentativo in tal senso. Per i padri della Chiesa, le rovine rappresentano il simbolo del mondo antico che crolla, lasciando spazio all'era moderna.
Nel Rinascimento, la storia viene rielaborata. I Medici sono i padrini della Compagnia dei Magi, una sorta di società segreta riservata ai personaggi di spicco di Firenze. Decidono di costruire, all'interno del loro palazzo, una piccola cappella. Di sicuro i primi visitatori saranno rimasti sorpresi. Dopo aver varcato lo stretto antro di ingresso, osservato i paesaggi e gli animali, hanno intravisto nella folla dei compagni di viaggio, fieri in sella ai loro cavalli, i volti dei tre re. Gaspare, infatti, ha i tratti di Lorenzo dei Medici. Baldassarre, quelli dell'imperatore Giovanni VIII. E Melchiorre, quelli di Giuseppe, patriarca di Costantinopoli, primate della Chiesa d'Oriente. Dietro il corteo che accompagna i Re Magi, l'affresco evoca in effetti la visita del patriarca in città e l'incontro con Papa Eugenio IV. L'argomento centrale è proprio la riunificazione tra Chiesa d'Oriente e Chiesa romana d'Occidente. Erode, accortosi che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò i suoi uomini a chiedere se fosse nato un bambino maschio senza padre. Ma siccome non scoprirono nulla, mandò ad uccidere tutti i bambini di Betlemme. Uditi i grandi pianti, i sacerdoti vennero a lui e gli chiesero di risparmiare gli innocenti. Ma lui li minacciò ancora, imponendo il silenzio. E diede l'ordine di uccidere tutti i 63.000 bambini di Betlemme. Mi sembra impossibile che un avvenimento di una simile portata, l'uccisione di tutti i bambini nati in quel momento, non abbia lasciato alcuna traccia. Possediamo varie fonti dell'epoca, come i testi di Flavio Giuseppe, che non accennano minimamente a questo episodio. Ma scavando più a fondo e analizzando i fatti storici, vediamo che Flavio Giuseppe fa riferimento ad alcune questioni problematiche e a due momenti in cui Erode fa mostra di indicibile crudeltà. Probabilmente ci sono episodi riconducibili alla cosiddetta strage degli innocenti. Il primo fatto avviene a Gerusalemme. Erode, volendo mantenere buone relazioni con l'imperatore, fa costruire un'aquila romana all'ingresso del tempio. Per gli ebrei si tratta di un affronto. Dei ragazzini, alcuni dei quali ancora poco più che bambini, decidono di portare via quell'aquila. Ma i soldati li sorprendono e Erode impartisce l'ordine di bruciarli vivi. Un'altra possibilità ha invece a che fare con la morte di Erode. Era perfettamente consapevole del fatto che nessuno si sarebbe disperato al suo funerale. Quindi, per suscitare un autentico sentimento di dolore nei sudditi e lasciare questo mondo tra le lacrime del corteo funebre, decide di prendere in ostaggio tutti i bambini, tutti i rampolli delle famiglie nobili. Ebbene,
Erode li riunisce tutti, li mette in una sorta di ippodromo e posiziona delle guardie con archi e frecce. Poi dà l'ordine di giustiziare tutti i ragazzi. Tutti vengono condannati a morte e brutalmente uccisi. Si tratta, insomma, di una vera strage di innocenti. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode per un'altra strada, fecero ritorno al loro paese. I magi cambiarono dunque itinerario. Si narra che evitarono strade troppo battute e luoghi popolosi. Di notte si ritiravano nelle grotte, in cerca di solitudine. Chi è in grado di misurare la profondità dell'impressione ricevuta? Chi può discernere quale fu l'effetto di quell'incontro sulle loro anime? Al momento della strage degli innocenti, i re magi sono già spariti. Il Vangelo lascia intendere che si mettono in cammino in seguito all'apparizione di un angelo. Riprendendo un versetto dell'Antico Testamento, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis, la Chiesa arricchisce ulteriormente la storia. Melchiorre, Gaspare e Baldassarre tornano quindi a casa per mare. Si imbarcano nel Mar Rosso, compiono tutto un lungo viaggio attraverso, lungo le coste della penisola arabica e poi attraverso l'oceano indiano e naturalmente a questo punto, per forza di cose, sbarcano in India. C'è un Vangelo, il cosiddetto Vangelo di Tommaso, che probabilmente è dell'VIII secolo, che racconta come i magi sbarcati in India hanno fondato la prima chiesa cristiana indiana, quindi il culto dei re magi diventa un elemento di evangelizzazione anche dei popoli. Dopo il soggiorno in India, non ci sono fonti che attestino il ritorno dei re magi nella loro terra natale. Dal momento della scomparsa fisica si origina il mito. Sin dagli inizi del Medioevo, il Vangelo di Matteo viene copiato, commentato e illustrato e corredato da testi, canzoni popolari, poesie e romanzi. I 12 versetti del Vangelo di Matteo si arricchiscono ben presto, fino a riempire centinaia di pagine. Passano i secoli e alla fine del primo millennio l'interesse per i re magi diminuisce. Nelle campagne i culti pagani proliferano e i tre re sembrano scomparire. A metà del XII secolo, a Milano, sepolti sotto un monastero, vengono rinvenuti tre corpi tenuti insieme da un filo d'oro. Subito si attesta che si tratta dei re magi, ritrovati in Terra Santa da Elena, madre dell'imperatore Costantino, e che un uomo di nome Eustorgio li ha condotti a Milano.
Matteo Storgio, prima di diventare arcivescovo di Milano, è venuto nella città in quanto delegato dell'imperatore di Costantinopoli. Le reliquie si trovavano a Costantinopoli in uno stato di abbandono, di dimenticanza. Ha pensato bene, immaginando anche l'organizzazione della chiesa nella città, di portare queste reliquie per lanciare il culto e aggregare la gente intorno a questo culto. Ma attualmente la tomba che conteneva le reliquie dei Magi è vuota. In verità, le sacre spoglie non sono rimaste a lungo a Milano, vittime o piuttosto ostaggi di una guerra condotta da Federico Barbarossa, imperatore del Regno di Germania. Federico Barbarossa pensa bene di poterle portare nella sua città per dare prestigio alla città in un momento in cui Milano, nell'impero, non ha più invece così grande importanza. È un modo per dire a Milano, vali di meno, e a Colonia invece diventi tu la grande città della discendenza dinastica, la nuova Gerusalemme. Esistono delle cronache secondo cui la popolazione ha atteso le reliquie alle porte della città e le ha poi accompagnate in corteo con una marcia trionfale. È importante ricordare che nel Medioevo le reliquie rivestivano un ruolo fondamentale nella reputazione di una città e Colonia era considerato il luogo con il più alto numero di reliquie, come quelle di Sant'Ursula e delle 11.000 vergini. Possedeva una delle più grandi raccolte di reliquie in Europa. E i Re Magi sono, se vogliamo, il pezzo più pregiato di questo tesoro. Grazie alle reliquie, Colonia acquisisce un'importanza notevole. Vengono organizzati pellegrinaggi che attirano fedeli da tutta Europa, rendendo più ricca la città e la curia. Questo fervore, che trascende talvolta in isteria, non si limita a caratterizzare il popolo. Colonia diventa una meta obbligata anche per i potenti. Ormai tutti i sovrani si inchinano davanti alle reliquie. Non sono solo i re tedeschi che dopo l'incoronazione ad Aquisgrana si recano a Colonia per venerarle, ma quelli di tutta Europa. Abbiamo elementi certi che indicano il passaggio in città del re d'Inghilterra. Le reliquie rappresentano il potere monarchico in Germania. In Francia il simbolo è la corona di spine di Cristo, posseduta dal monarca francese, a legittimare il potere emanato da Cristo. Qui a Colonia sono i re magi a conferire tale legittimazione. Si tratta di una questione squisitamente politica, con i diversi livelli del potere che utilizzano le reliquie al fine di raggiungere i propri scopi. Dopo 2000 anni, cosa resta di questa parabola? Le ricerche storiche dimostrano che Erode il Grande è effettivamente un sovrano poco amato nella Giudea dell'epoca. Di sicuro, nei cieli della regione si è verificato un evento astronomico raro nell'anno 7. La narrazione dei Re Magi continua a mettere alla prova la logica e a occupare un posto rilevante tra le storie narrate dai Vangeli. Forse questo dipende dall'elemento più romanzesco? Dalle reminiscenze dell'infanzia e dal legame con il Natale? Oppure c'è un messaggio più profondo che, al di là degli aspetti meno verosimili, ne ha garantito il successo. È difficile non credere ai Re Magi. Da un punto di vista strettamente scientifico e professionale, non credo alla possibilità che qualcuno abbia visto una stella, sia salito in sella ad un dromedario,
sia uscito di casa di corsa con uno scrigno colmo di oro da donare al nuovo re. Ma dal punto di vista umano e della tradizione non riesco a non crederci. I re magi sono rappresentati come onnipotenti sul piano politico in quanto re e onnipotenti sul piano scientifico in quanto magi. Questa massimo di potenza che si piega davanti alla povertà, alla miseria, alla mancanza di tutto, questa è la chiave profonda del successo del cristianesimo e anche del messaggio cristiano. Tutto questo è assolutamente impensabile, è un racconto che rovescia dalle radici la logica della potenza e della sapienza su cui si fonda il mondo antico.